Monte Calvo, tutta la comunità si è stretta per festeggiare San Pompilio arrivato da Benevento. Ai solenni festeggiamenti in onore della sesta traslazione ha partecipato il vescovo di Benevento a Crocca e il presidente della provincia Gambacorta. Soddisfatto il primo cittadino, Mirko Iorillo. Da un caloroso applauso le reliquie di San Pompilio che per il sesto anno consecutivo sono arrivate a Monte Calvo, nato il 29 settembre del 1710 e morto il 15 luglio del 1766 in terra sannita. Ieri il paese della Valle del Fortore Miscano ha atteso il lungo corteo per partecipare alla traslazione. Ad officiare il vescovo di Benevento, Felice Acrocca, che ha vissuto insieme ai cittadini di Monte Calvo uno dei momenti più intensi di fede per il 250° anniversario della morte di San Pompilio, venerato per le tante opere e per i tanti miracoli effettuati a beneficio del paese montecalvese e non solo. Massiccio il cordone di sicurezza, posto lungo tutto il tragitto, preparato degnamente a festa. Bande, palloncini e fiori in segno di festa per l'arrivo del santo, accolto da manifesti che davano il benvenuto. San Pompilio resterà a Monte Calvo fino al 25 agosto, poi ripartirà per la volta di Benevento.